Figlio, di Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. In questo giorno ricorre la memoria delle vittime del Covid-19. Purtroppo questo virus, nella seconda ondata, non ha risparmiato la nostra domus. Molti si sono contagiati, me compresa. Abbiamo avuto tanti lutti, abbiamo perso persone amatissime, molto stimate, come il dottor Bettinelli, medico competente e scrupoloso, morto nell'intento di svolgere con grande coscienza il proprio lavoro. Vogliamo ricordarlo con queste giornate insieme a tutte le altre vittime. Ringrazio il direttore, tutta la struttura e anche il socio. Grazie. Dottor Bettinelli, non possiamo dimenticare tra le tante persone, con Giuseppe e tutti gli altri che ci hanno lasciato, non solo senza nome, ma solo memoria della nostra comunità. Il dono generoso che è stato fatto al comune da parte del signore Franceschi. E vuole essere non solo un ricordo nella memoria per le persone ambientali, ma in modo particolare un segno di pace e di serenità per gli ospiti, per i loro familiari e per tutto il personale. Abbiamo vissuto questa difficoltà oltre che negli affetti, perché con gli anziani, gli ospedaliani, noi siamo molto legati, siamo degli amici ormai, e quindi ogni perdita è un affetto che veramente va bene.